Ad appena 4 giorni dall'esordio in campionato e con l'obiettivo Coppa Italia già ampiamente compromesso per entrambe, Chieti e Campobasso approfittano del match infrasettimanale per affinare l'intesa tra i reparti. Piuttosto in tribuna si parla della prima vera, quella di domenica con il Poggi Bonzi, e delle problematiche relative agli obblighi al momento ancora inevasi della Lega Pro sulla sicurezza dell'impianto. Mancano le telecamere di sorveglianza a circuito chiuso, così il rischio è di giocare lontano da Chieti. Ma il presidente neroverde Walter Bellia è fiducioso sulla soluzione temporanea della questione, facendo ricorso ad un escamotage. Adesso vorrei fare un incontro con il prefetto e col questore domani, per poter poi vedere se riducendo i posti, magari spostarci tutti sulla curva, utilizzando solo le due curve, si arriverà a una capienza di 2.500-3.000 posti. Tanto per i tifosi che fa il Chieti, penso che in questo momento sia sufficiente. Se ci accordano questa cosa, sicuramente giocheremo in casa. Passando a questioni meramente tecniche, mister Viverini prova l'11 che affronterà il Poggi Bonzi. Con le squalifiche di Pepe Mucciante, il corpo centrale della difesa è composto da Gialloreto e Serpico. Tra i pali ecco l'ultimo arrivato Bifulco, mentre in avanti, accanto a Rosa, spazia l'argentino ex Sant'Egidiese Buttazzoni. Le poche azioni degne di nota si concentrano nella prima frazione. Tra i lupi molisani si dà un grande affare la Ariete Visconti, ventenne compagno del neroverde d'Ancona, oggi out per infortunio, nella primavera del Bari. Nel Chieti spicca il fosforo di Vitone. Non sempre però le sue intuizioni sono sfruttate a dovere dagli avanti. E allora ci prova da lontanissimo, senza fortuna, il bravo Ferretti. Le gambe non gireranno ancora al meglio, la classe però non va allenata. E così una combinazione tutta di prima tra Vitone, Buttazzoni e Rosa, e con tiro del mediano strappa gli applausi del pubblico. Il Chieti riesce a trovare un golletto con Gialloreto, invalidato per offside però. Prima del riposo Rosa si impappina davanti all'ex Furlan, poi via negli spogliatoi a recuperare i sali. Il caldo opprimente taglia le gambe ai 22 in campo. Meglio preservare le energie per il campionato alle porte invece di strapazzarsi in una quasi amichevole. Abbiamo dimostrato di essere competitivi, abbiamo fatto una partita equilibrata dove abbiamo subito pochissimo e abbiamo giocato tanto, abbiamo creato anche diverse situazioni, però secondo me questa squadra ha ampi margini di miglioramento. Stiamo lavorando tanto, è una squadra che comunque è allestita mano a mano, siamo ancora in corso d'opera, addirittura qualcuno ci ha... chi c'ha di più c'ha 20 di giorni di allenamento, gli altri hanno addirittura 7-8 giorni di allenamento, quindi stiamo lavorando tanto anche con questo caldo, che anche oggi c'era un caldo incredibile. Sono soddisfatto anche della partita di oggi,